Agenzia Nazionale per i Giovani e Goodwill presentano Nessuno diventerà da solo, il podcast che nasce dalla voglia di raccontare storie di persone che grazie alla loro passione hanno realizzato sogni e vinto sfide con l'arma più potente, il coinvolgimento delle comunità. Buon pomeriggio a tutti, io sono Chiara, con me oggi c'è Valeria. Buonasera a tutti quanti. Abbiamo invitato oggi con noi Patrizia Dodaro e Marco Cavalcante. Patrizia e Marco, benvenuti. Ciao. Grazie, benvenuti ciao. Anche se solo virtualmente. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo grati di avervi qui con noi e non vediamo l'ora di ascoltare le vostre storie. Ricordiamo brevemente a tutti perché siamo qui. Nessuno diventerà da solo è un team di 17 giovani che grazie a un bando dell'Agenzia Nazionale per i Giovani a cui ha aderito ha avuto la possibilità di creare una digital radio. Si chiama così perché Nessuno diventerà da solo sono le storie, ci piace raccontare le storie di persone che normali, quotidiane, eroi, come dicevo prima a Patrizia e a Marco, senza mantello e superpoteri, hanno vinto sfide e realizzato sogni, dice il nostro intro. Spesso e volentieri con il coinvolgimento delle comunità, quindi eroi non solitari. Per cui andiamo subito al dunque, a parte il fatto che per chi ci avesse scoperto oggi, Patrizia e Marco, magari, ma non perché non ci conosciate, ma perché sarete presi da altro, anche voi, recuperate se avete questo gap. Siamo su tutti i social, siamo su Facebook, pagina di Goodwill, abbiamo una pagina dedicata, siamo su YouTube con i video podcast, quindi andate ad ascoltare anche voi e chi ci sta ascoltando adesso tutte le storie che abbiamo raccontato, perché ce ne sono veramente tante, tante ancora non abbiamo da raccontare. E adesso direi di cominciare senza indugiare oltre. Vale, che direi dici? Proprio di sì, assolutamente sì, chiaro, anche perché diciamo che i due ospiti meritano veramente tanto esatto. Spazio, quindi direi proprio di a gamba tesa chiedere subito a Marco un po', noi sappiamo che tu lavori per il World Food Program, quindi che cosa vuol dire lavorare per l'ONU e quindi soprattutto cosa vuol dire lavorare per il World Food Program? Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Lavorare per il World Food Program significa dedicare la propria vita alla realizzazione di un sogno, che è quello di azzerare la fame nel mondo. E noi ci siamo posti questo obiettivo insieme a tutti i paesi della Terra da raggiungere entro il 2030. È un lavoro enorme, è un lavoro che ci carica di tante responsabilità, ma che ci dà anche tantissime soddisfazioni, perché riuscire ad azzerare la fame, riuscire a rendere la fame parte dei libri di storia, sarebbe un obiettivo davvero unico che segnerebbe la nostra vita, ma potrebbe segnare anche la vita di tutti gli abitanti della Terra. Quindi è una cosa per cui noi lottiamo ogni giorno e alla quale dedichiamo tutte le nostre energie. Direi che più sintetico e specifico di così non potevi essere, Marco. Allora, ricordiamo, ci siamo persi questa cosa, per chi non avesse letto di questo evento, che noi raccontiamo la storia, raccontiamo un po' dell'Africa, quindi siamo andati veramente oltre confine questa volta, utilizzando, se così si può dire, due punti di vista molto differenti, due persone diverse che lavorano in due punti dell'Africa diversi, diceva la presentazione dell'evento, perché Marco lavora per il World Food Program in Malawi, mentre Patrizia lavora per un ONG in Senegal. Quindi Patrizia, adesso tocca a te, cosa vuol dire lavorare, essere cooperante in un ONG e praticamente il tuo lavoro come si svolge? Ma allora, innanzitutto grazie a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano e che ci ascolteranno. E, per me fare cooperazione, essere cooperante, significa svolgere un po' un ruolo di facilitatore di alcuni processi, di facilitatore di una creazione di relazioni tra due comunità, che sono quella italiana e quella di un paese terzo, come può essere quello del Senegal. Quindi il mio essere cooperante è legato molto a questa idea di cooperazione, di creare dei legami benefici, favorire degli scambi, favorire la conoscenza anche tra due comunità. Quindi come cooperante mi vedo un po' come un osservatore attento di quello che succede in questo contesto, proprio per
cogliere delle opportunità, di progettare insieme alle comunità locali delle azioni, no, che possano andare a beneficio di queste comunità per la lotta alla fame, come diceva Marco, per contribuire a diminuire la povertà di queste popolazioni, comunque supportare dei processi di crescita personale e professionale per delle persone che sono qui. E quindi il ruolo di facilitatore, non solo come osservatore, ma che cerca di supportare questi processi cercando di trovare delle risorse, quindi si scrivono dei progetti da presentare a dei finanziatori per appunto realizzare queste azioni comuni che ci siamo prefissate di fare. Si gestiscono le risorse e quindi si gestisce un po' le risorse finanziarie che si hanno a disposizione, si organizzano attività, si gestisce lo staff locale, quindi questo è un po' il lavoro. C'era una vignetta che girava su Facebook un periodo sul, Marco forse l'avrà visto, su come mi vedono i miei genitori, come mi vedono i miei amici, quindi i genitori lì a salvare il mondo, i miei amici sulla spiaggia a fare surf. E in realtà siamo su un foglio Excel del computer, cioè è ovviamente un lavoro molto vario che prevede comunque un'interlocuzione con le organizzazioni locali, con i partner locali, con i produttori agricoli, ad esempio nel mio caso, però anche tanto lavoro a scrivere dei progetti, gestire dei budget, guardare centinaia di fatture per rendicontare i progetti, insomma. È un lavoro molto, molto vario e ci teniamo molto anche a proporre un racconto diverso rispetto a quella che è la realtà qui. Quindi cercare di cambiare un po' lo sguardo che tende sempre a semplificare, a guardare solo alle realtà più negative, ma appunto proporre delle relazioni costruttive tra questi due contesti. Grazie, è molto, anche tu hai chiarito molto bene quello che fai, e quindi è bello anche sentire il voler raccontare la realtà e il voler lavorare per qualcosa di costruttivo, che dia anche un'immagine diversa di una terra così particolare. E a proposito di immagine, mi è piaciuta molto la vignetta che ha citato Patrizio, insomma, questa sorta di via di mezzo fra numeri e insomma, la spiaggia, eccetera, insomma, come ti vedono gli altri e come invece in realtà è. E quindi, Marco, a questo punto mi verrebbe proprio voglia di chiedere tu come sei arrivato, dove sei arrivato, soprattutto qual è il tuo ruolo oggi? Ti vediamo anche noi un po' fra il surf e, e i numeri. Allora, qua in Malawi intanto non c'è il mare, io sono un po' invidioso di Patrizio, perché in serio, insomma, quindi il surf no, non lo faccio. Però qua facciamo un lavoro abbastanza importante, perché il Malawi è uno dei paesi più poveri del mondo, ma è un paese con, come tutto il continente africano, con enormi potenzialità. E soprattutto è un contesto pacifico, cioè non c'è un conflitto in atto, che rende il nostro lavoro molto più facile. Allora, il lavoro consiste un po', il lavoro dell'ONU in generale in Malawi consiste nel supportare i piani del governo, i piani di sviluppo del governo locale, portando sul tavolo i vantaggi comparati di ciascuna agenzia, l'UNICEF, il World Food Program, l'UNDP, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, un po' tutto il pacchetto dell'ONU. Noi come World Food Program, per esempio, assistiamo circa 1,7 milioni di malawiani, che è più o meno il 10% della popolazione, e li aiutiamo in un ciclo vitale, cioè aiutiamo i bambini nei primi 1000 giorni di vita, quando sono ancora nella pancia della mamma, fino a 2 anni di età, concentrando le nostre attenzioni sulla nutrizione, perché è veramente importante che in quella fascia di età i bambini ricevano una nutrizione efficace affinché riescano a sviluppare il proprio potenziale. Poi ci concentriamo nella seconda fase di vita sulla scuola, e noi supportiamo il Ministero dell'Istruzione fornendo dei pasti di alimentazione scolastica, dei programmi di alimentazione scolastica ai bambini, naturalmente quando la scuola era ancora live, come si dice, no? E non a distanza,
E poi vi spiego che cosa abbiamo fatto per adattarci al Covid. Comunque, dando quindi un pasto caldo ai bambini la mattina in modo che possano concentrarsi sulla lezione da seguire piuttosto che sullo stomaco che fa rumore. E poi per gli adulti, diciamo, ci occupiamo di resilienza, quindi offriamo opportunità di lavoro con dei programmi di rete di protezione sociale per dargli delle opportunità di lavoro in cambio di denaro. E queste opportunità di lavoro sono atte a costruire degli asset per sviluppare la propria comunità in una delle costruzioni per l'irrigazione, per l'agricoltura, delle infrastrutture sociali o agricole, dei mercati, delle strade. Così c'è il doppio vantaggio di ricevere dei soldi e allo stesso tempo sviluppare la propria comunità. Facciamo tutto questo insieme al governo, quindi facciamo una grande parte del nostro input è quello di supportare il governo a fare queste cose. Per cui c'è una, come si dice, capacity development component, cioè un grande lavoro che facciamo con loro per trasmettere la conoscenza che abbiamo ai responsabili del governo in modo che loro possano poi prendere in mano le redini di questi progetti e svolgerli indipendentemente da noi. Il nostro ultimo obiettivo è quello di uscire dal paese, di finire, di andare via e di lasciare in mano al governo tutti i programmi. Facendo così abbiamo la speranza concreta di dare un contributo importante alla fame, allo sconfiggimento della fame, che purtroppo è stato colpito duramente durante questi anni di Covid. Pensate, nel mondo adesso ci sono circa 600 più milioni di persone che soffrono la fame e il Covid ha drammaticamente peggiorato questa situazione, mandandoci fuori strada per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi noi abbiamo dovuto fare due cose con questo Covid: fare cose diverse e fare le cose che facevamo in modo diverso. Allora, le cose che facevamo non potevamo più fare nello stesso modo, non possiamo andare più a scuola a dare il pasto ai bambini perché è un'attività molto molto pericolosa, per cui per esempio diamo un trasferimento di denaro ai genitori dei bambini in modo che loro possano comprare il cibo per i propri figli. Altri programmi che facciamo per esempio sono nelle aree urbane. Noi lavoravamo molto nelle aree rurali dove la fame e la povertà erano più alte, però il Covid ha distrutto completamente il tessuto turistico, per cui anche nelle aree urbane c'è molto più bisogno di prima, quindi abbiamo dovuto iniziare dei programmi di distribuzione di denaro all'interno delle aree urbane, negli slum. Queste sono tutte cose nuove che abbiamo fatto. E in più abbiamo dovuto mettere su in tutto il mondo, anche in Senegal, una rete di trasporto aereo per sopperire alla mancanza di trasporti di aviazione privata, perché a un certo punto, verso marzo, tutto il mondo si è bloccato e noi non potevamo più né entrare né uscire dai paesi in cui lavoravamo, per cui il World Food Program ha preso in mano questa situazione di mettere su dei collegamenti aerei tra i vari paesi con alcuni hub centrali per consentire al personale umanitario e al personale che lavora nelle ambasciate all'interno della cooperazione allo sviluppo di potersi muovere tra un paese e l'altro ed aiutare meglio le popolazioni che dobbiamo assistere. Immagino quanto sia difficile fare un lavoro del genere per un paese, chiamiamolo, normale, quindi immagino quanto possa essere doppiamente difficile e difficoltoso farlo per una terra così già in difficoltà di suo. Quindi merito a chi si rimbocca le maniche in questo senso. Patrizia, a te volevo chiedere, in maniera più o meno parallela a Marco, so che tu hai delle opportunità da raccontare per il servizio civile, di cui parleremo un po' più avanti, però ci sono molti giovani che sognano le carriere internazionali senza che questo voglia dire una cosa negativa, nel senso che non per forza uno deve rimanere nel suo paese o nella sua nazione, no? Penso che sia giusto che ognuno faccia quello che si sente di fare, che è nelle proprie corde, quindi che sia a casa propria o che sia fuori. L'importante è che se le rimbocchi, almeno questo è il nostro pensiero, queste maniche. Quindi, praticamente tu, cioè, come si arriva a lavorare per un'ONG? Sì, ma sono assolutamente d'accordo sul fatto che cioè, ci sono delle situazioni di disagio sociale, di vulnerabilità, e lavorare nel sociale si può lavorare in Italia come in qualsiasi paese del mondo, quindi mi trovi d'accordo su questo.
Io sono arrivata alle ONG, ma forse un po' il sogno da bambina, da una bambina curiosa che insomma avevo questo sogno di fare la giornalista, perché appunto l'idea del viaggio, della conoscenza di altri contesti. E diciamo che questo sogno poi insomma non si è concretizzato, ma anche perché non l'ho perseguito. Poi ho studiato scienze politiche all'Università della Calabria, specializzandomi in relazioni internazionali, e diciamo che il mondo della cooperazione l'ho visto come quello che poteva rientrare più nelle mie corde, sia un po' per questa sorta di curiosità verso contesti altri, ma anche per una serie di motivazioni proprio personali, la constatazione comunque di profonde disparità, diseguaglianze tra i popoli del mondo, la consapevolezza che si è diversi solo perché si ha magari la sfiga di nascere in un contesto diverso dove non hai abbastanza opportunità. Quindi è stata un po' questa la spinta, un po' la motivazione che mi ha portato a impegnarmi nelle ONG. E sono entrata proprio attraverso il servizio civile, facendo domanda tra l'altro per il Kenya, e poi invece l'organizzazione che è l'ONG con cui lavoro adesso, l'ONG Ipsia, mi ha reindirizzato sull'Albania, dove sono rimasta 5 anni, e sono arrivata all'Africa dopo una curva di 10 anni, sono arrivata in Senegal nel 2017. Quindi si parte da una voglia innata di fare qualcosa in questo senso, dopodiché tu per esempio con il servizio civile e poi si arriva ad essere dove sei oggi fondamentalmente. Ovviamente in un percorso professionalizzante, nel senso che non ci si ferma mai, cioè la laurea è veramente l'inizio, poi la laurea in scienze politiche si sa, cioè io dopo la laurea dici ora che faccio, cioè non è che ti dà tanti strumenti che però poi devi indirizzare, quindi poi mi sono comunque specializzata sul tema della microfinanza che serve un po' per dare accesso alle popolazioni più povere, accesso ai servizi finanziari, quindi ho fatto dei corsi di specializzazione in questo senso, mi sono perfezionata sulle lingue, è un percorso costante, cioè l'anno scorso ancora ho fatto un altro corso di specializzazione sulle tematiche ambientali, non si finisce veramente mai perché il ruolo del cooperante è un ruolo abbastanza trasversale, ti trovi a lavorare su tematiche molto diverse. Sicuramente in questo momento io lavoro molto sul tema della sicurezza alimentare, dell'accesso, del rafforzamento delle microimprese, che sono un po' i miei diciamo, settori di competenza, però ci si trova a lavorare anche in settori molto diversi, utilizzando poi le competenze tecniche che si hanno e che si sono apprese. Oggi ci sono tantissimi corsi più specifici, io non ho fatto una laurea specifica in cooperazione internazionale, adesso ci sono degli indirizzi più specifici, quindi già dall'università si parte con delle competenze tecniche più precise. Diciamo che io l'ho fatto lungo il corso, sul campo e anche perfezionandomi con altri corsi di formazione. Ecco, il fatto di poter partire dall'università, questa è un'ottima dritta che sicuramente chi ha questo obiettivo e questo sogno potrà seguire. Poi come dici tu, comunque è un percorso in continuo cambiamento, quindi magari particolarmente adatto a chi piace fare cose diverse, sempre imparare tante cose, quindi ottimo, buono a sapersi. Allora Marco, ti chiedono, dicono ciao a tutti, che bello riunirsi anche se a distanza per parlare di temi così importanti. Una domanda per Marco. Qual è la sfida più grande che hai incontrato appena arrivato in Africa? E come dirigente, qual è quella che ancora oggi cerchi di affrontare? Grazie Lorenza per la domanda. Sì, grazie Lorenza anche da parte mia. Allora, una domanda abbastanza difficile. La prima volta che sono arrivato in Africa, ormai sono quasi 15 anni, è stata la prima sfida è stata quella di con me stesso, cercare di bilanciare un po' passione e razionalità, perché quando ti trovi di fronte a una situazione di disagio fortissimo, no? Con i bambini davvero che non riescono a tenere il collo alzato, talmente avanzato il livello di malnutrizione, con i colleghi che cercano di infilargli l'ago per nutrirli sulla testa perché non ci sono vene a sufficienza nelle piccole braccia. Allora, è chiaro che ti vengono le lacrime agli occhi e ti senti davvero disperato.
Poi devi fare un po' un passo indietro e cercare di razionalizzare, perché il lavoro è importante, per fare questo lavoro bene bisogna essere razionali, bisogna valutare bene tutte le situazioni, bisogna essere obiettivi. Quindi questa è stata la mia prima sfida, gestire un po' questa mia passione, questa mia razionalità. E la sfida che invece è più forte, da cui sono diventato dirigente, secondo me è quella di gestire il personale e le operazioni durante un contesto umanitario di emergenza. Per esempio, durante il Nepal io ero a capo dell'ufficio che ha dovuto rispondere al terremoto, e ci sono stati dei bisogni enormi, dovevamo raggiungere 2 milioni di persone che erano completamente tagliate fuori da accesso ai viveri nel più breve tempo possibile, perché il terremoto era stato devastante, le strade erano crollate, i ponti erano crollati, insomma c'era tantissimo da fare. Inoltre il nostro personale era stato anche colpito dal terremoto, le nostre case erano state danneggiate, i nostri uffici erano stati danneggiati, quindi ci siamo dovuti mettere in moto in una situazione di emergenza, mettere da parte un po' la preoccupazione per i nostri cari e per noi stessi, in un contesto in cui le scosse di assestamento erano una ogni 10 minuti, alcune anche fortissime, e concentrarci sul lavoro. E concentrarci sul lavoro in modo intelligente, perché magari la spinta è quella di lavorare 24 ore al giorno, ma se fai così dopo pochi giorni sei bruciato completamente, per cui bisogna gestire le energie, il tempo, entrare nella sfera psicologica delle persone, del personale, cercare di capire chi ha più bisogno di una pausa, a chi invece chi ha più bisogno di essere spronato. Quindi in queste situazioni di emergenza c'è poco tempo per consultarsi, per chiedere consigli, e questo è sicuramente uno dei momenti in cui ho avuto più difficoltà a gestire. Per fortuna la fine della storia del terremoto è che è andato tutto bene, siamo riusciti in un mese a raggiungere 2 milioni di persone, un piccolo miracolo umanitario. Ci eravamo promessi la sera del terremoto con i colleghi che, nonostante ci fossero state 10.000 persone che hanno perso la vita per quel terremoto, non ce ne sarebbe stata neanche una che avrebbe perso la vita per la fame, e l'abbiamo mantenuto quella promessa. Che meraviglia, da pelle d'oca. Io avrei una domanda da farti specifica, ma me la tengo perché vedo che qui i commenti arrivano, quindi diamo spazio a chi ci segue, perché come vedete anche chi ci ascolta è curioso di ascoltare le vostre storie. Nico ci chiede: pare che la distribuzione del vaccino lascerà scoperte le aree più povere del mondo per un po' di anni. Secondo voi quanto potrà impattare un mondo a due velocità su questi paesi che già di per sé sono penalizzati? Marco, Patrizia, potete rispondere entrambi e scegliere chi risponde. Vai Marco, poi io se magari aggiungo qualcosa. Ma qua nell'Africa del Sud siamo preoccupati per due ragioni. La prima, naturalmente, è l'accesso ai vaccini, è sicuramente una cosa che preoccupa, perché ancora non sono arrivati, speriamo che arrivino velocemente. C'è un lavoro enorme del COVAX e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme all'UNICEF e altre organizzazioni che stanno facendo un grandissimo lavoro, grazie anche a molte donazioni generose da parte dei paesi membri dell'ONU. Però la seconda preoccupazione è questi risultati preliminari di questi studi che indicano che magari i vaccini che avevano identificato per queste zone potrebbero non avere la stessa efficacia che avevano sulla variante originale del virus, per cui qua siamo in piena emergenza con la variante sudafricana, e purtroppo pare che questa variante sudafricana stia creando dei problemi ai vaccini attualmente in commercio in giro. Quindi siamo un po' preoccupati, però continuiamo a mantenere alta la guardia, in attesa che possa venire il vaccino. Continuiamo a tenere il distanziamento sociale e, come vedete, a lavorare da casa, per lo più evitare incontri faccia a faccia, indossare la mascherina, lavare spesso le mani e curare l'igiene,
e suonare l'allarme ogni volta che qualcuno di noi ha un sentore di influenza o sintomi influenzali. Sì, io volevo aggiungere una cosa, sicuramente c'è un problema di accesso al vaccino e di due velocità, perché comunque i paesi europei hanno cercato di accaparrarsi il più possibile delle dosi di vaccino disponibili. C'è sicuramente un impatto diverso della pandemia, parlo del Senegal, che è il contesto che conosco di più. In Senegal sicuramente ci sono stati meno casi. Io non sono una scienziata, quindi non mi avventuro nel dirvi le motivazioni scientifiche del perché ci siano stati meno casi, però c'è stata sicuramente una forte reazione del governo e di gestione anche della pandemia già nei primi mesi, quindi il blocco delle frontiere per evitare comunque di importare dei casi, evitare gli spostamenti tra le città. C'è stata anche una forte reazione sia della società civile, ad esempio tutta la sensibilizzazione che è stata fatta dagli artisti, sono stati fatti graffiti sui gesti barriera, il mondo dell'università che si è attivato per produrre gel, per produrre delle maschere a ossigeno. Comunque c'è stata una bella reazione, tant'è che il Senegal era uscito secondo tra paesi del mondo nella gestione della pandemia. Sicuramente un timore che abbiamo è quello della questione della tracciabilità dei casi, perché qui si fanno molti meno test, per quanto c'è l'Institut Pasteur, che è comunque un centro di ricerca, di gestione, che ha contribuito a gestire l'Ebola. Sicuramente ci sono tante competenze e esperienze in loco che non devono essere trascurate, insomma. Però sicuramente c'è un problema di accesso, visti i rapporti con le case farmaceutiche, che sono i produttori dei vaccini. E noi ci auguriamo di uscirne presto, a prescindere dalle velocità, l'importante è che riusciamo, oserei dire. Sì, è bello comunque il messaggio anche di Marco, insomma, un po' più incoraggiante, ma anche quello di Patrizia, voglio dire, cioè di non fermarsi nonostante la pandemia in un certo senso ci ha in questo momento, come dire, bloccato. E sulla scorta della domanda che ha fatto prima, che prima ci ha letto Chiara, Marco, volevo chiederti, diciamo, per rimanere giusto in tema, no? Quindi, tu hai prima parlato che sei arrivata in Africa parecchio tempo fa, insomma, quindi mi viene da chiederti come trovi oggi l'Africa, ovviamente con quello che può portare la pandemia, ecco, e come l'hai trovato ovviamente appena sei arrivato, e se in un certo senso il vostro intervento come World Food Programme, anche da un punto di vista economico, quindi con gli apporti economici che avete dato, che continuate a dare, cosa ha contribuito a fare, come ha cambiato, se l'ha cambiata l'Africa? Entro a gamba tesa perché ho spiegato i commenti sulla pagina dove siamo in diretta di Goodwill, e Francesca Varchera, perdonami se sbaglio il cognome, chiedeva proprio questo, quindi te la leggo, è proprio la stessa. Volevo chiedere a Marco il primo impatto che ha avuto non appena entrato in Africa e di come la vita dei bambini africani sia cambiata dopo il loro intervento, quindi forse potesse dare una risposta unica, visto che le domande sono molto simili. Allora, l'Africa, è difficile parlare di Africa intanto, perché l'Africa è un continente enorme che va dall'Egitto, che è un paese, diciamo, con una cultura molto particolare, fino al Sudafrica, dalla Somalia al Senegal. È un continente molto molto eterogeneo. Le opportunità economiche, i livelli di sviluppo sono molto diversi, quindi è difficile, diciamo, parlare in generale di Africa. Per quanto riguarda l'Africa che ho conosciuto, diciamo che è un continente innanzitutto di una bellezza disarmante e da un potenziale enorme. Ci sono tantissime risorse, la più importante delle quali secondo me è la popolazione. C'è una popolazione giovane, una popolazione piena di energie, che ha voglia di fare, ha voglia di riuscire, che ha dei livelli di istruzione e dei livelli di salute migliori di quelli che aveva nel passato, che ha un accesso alle nuove tecnologie abbastanza importante. Se guardiamo per esempio la quantità di telefonini o di connessione ad internet, sempre molto, molto alta,
Quindi diciamo è un continente che sta guardando il futuro in modo ottimista, secondo me. Poi ci sono delle parentesi importanti, perché continuano ad esserci delle sacche di povertà, di sottosviluppo molto importanti, di malnutrizione, di fame. Tre sono le cause, secondo me, maggiori di questi problemi. La prima è che ci sono dei conflitti ancora attivi, e fino a quando questi conflitti, queste guerre rimarranno al loro posto, sarà difficilissimo riuscire a raggiungere gli obiettivi dell'agenda di sviluppo. Il secondo è che i cambiamenti climatici hanno colpito duramente e colpiscono duramente un settore agricolo che è privo della modernizzazione che serve per avere un sistema di irrigazione, per esempio, efficace. Per cui, per quanto i cambiamenti climatici colpiscono un po' tutto il mondo, l'impatto in un paese povero è sicuramente maggiore che quello che può essere in un paese ricco. La stessa siccità o la mancanza di piogge che colpisce un paese europeo, nello stesso modo che colpisce un paese africano, ha un impatto diverso. Ed è importante sottolineare che la maggior parte dei gas serra invece non è emessa dall'Africa, quindi un po' si pagano le conseguenze di un problema che in gran parte non è causato dal continente. E la terza causa un po' di queste problematiche, di questo povertà, livelli di povertà, di fame, di sottosviluppo che vengono registrati nel continente, è questa la crescita economica e la disuguaglianza economica. Ci sono molte risorse, non sono distribuite in modo equo, c'è uno spazio fiscale comunque molto basso in molti paesi, per cui i governi hanno grandi difficoltà a gestire le poche risorse che hanno e ad allocarle nei settori che hanno maggiore bisogno. Per cui ti trovi di fronte a un ministero dell'istruzione che ha i soldi a sufficienza solo per pagare gli stipendi degli insegnanti, per cui tutta l'infrastruttura strutturale delle scuole non può essere coperta e quindi fanno scuola sotto un albero. È la stessa cosa per gli ospedali e per gli altri settori. Cioè c'è uno spazio fiscale basso, per cui anche le possibilità di manovra. Per questo è molto importante riuscire a investire bene i soldi che si hanno, ed è molto importante che si faccia un buon uso delle organizzazioni internazionali, del supporto che viene da fuori con la cooperazione internazionale, ed essere strategici con questo aiuto e cercare un po' di rompere il cerchio della povertà e della fame. Io sono molto ottimista, perché l'Africa è un continente ottimista. Quando vai in giro per il Malawi, le persone che comunque sono povere nelle aree rurali, ma non mancano mai di un sorriso. Magari non hanno le scarpe, ma hanno la felicità che spesso manca a noi nei paesi occidentali. E secondo me la chiave un po' del potenziale del loro successo sta in quei sorrisi, in quella voglia di fare, in quella voglia di farcela, e in quella voglia di dimenticare le cose brutte e di pensare in positivo alle cose belle. Io penso in positivo anche. Sulla domanda di cosa ha fatto il World Food Program, è difficilissimo. Il World Food Program fa tantissimo. Abbiamo dei programmi concentrati sulla sicurezza alimentare in tutta l'Africa. Salviamo milioni di vite, perché i nostri programmi sono focalizzati sulla saving life, si dice. Ma facciamo anche tantissimo per changing life, per cambiare le vite delle persone con cui lavoriamo, come per esempio qua in Malawi. E quindi abbiamo l'arroganza di pensare che il nostro lavoro sia importantissimo per le persone che assistiamo, ma anche per i paesi nei quali lavoriamo. Pensate che quasi tutto il cibo che distribuiamo riusciamo a comprarlo localmente, quindi creando anche mercati. E quando possibile, quando i mercati funzionano, invece di distribuire cibo, distribuiamo denaro, che poi viene utilizzato all'interno del paese, per cui crea queste opportunità anche per gli agricoltori, i contadini, che possono vendere la loro merce. Sulla domanda dell'ascoltatore di Facebook, come ho cambiato la vita dei bambini, non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro, ma ti posso dire una cosa, che loro hanno cambiato la mia. Mi hanno fatto sicuramente diventare una persona migliore, una persona più responsabile, una persona più felice. Io quando ero ragazzo al mare
ho avuto la fortuna di riuscire a salvare la vita di un bambino che stava annegando di fronte a noi in estate. Non c'era il mare agitato, era semplicemente caduto da un canottino insieme al papà e il papà non sapeva nuotare. Quindi siamo buttati in un po' di noi e siamo riusciti a raggiungere padre e figlio e a portarli a riva in salvo. E ancora oggi, dopo oltre 20 anni, ricordo quell'episodio. Ed è una vita. Chiunque abbia salvato una vita ricorda quel momento per tutta la propria vita. Quando se ne salvano milioni e milioni e milioni di vite, di bambini, grazie ai programmi che facciamo, uno può rendersi conto che tipo di soddisfazione questo lavoro dà. Io prima ho detto da pelle d'oca perché mi sembrava veramente superfluo aggiungere altro, così come adesso, così come anche nel lavoro di Patrizia, comunque, che magari attraverso quello che può sembrare un banale Excel, comunque salva vite e cambia vite, per cui io penso che non potevi essere le cose migliori, Marco. Sono loro in realtà che la cambiano noi, e sicuramente voi la cambiate a loro. Rosaria ci chiede: Patrizia, ogni volta che sei in Italia, cosa ti spinge a rifare le valigie e ritornare in Senegal? A parte il marito, sappiamo che si è sposata, quindi questo mix di culture, recente. Il marito mi obbliga. Ma io penso che anche dopo tanti anni di lavoro in questo settore c'è sempre questa grande motivazione nel provare diciamo, a costruire dei percorsi che possano avere dei cambiamenti positivi nella vita di persone che a volte sono vulnerabili, che hanno, anche uscendo semplicemente da questa, Marco parlava più di contesti emergenziali, no? Il lavoro che facciamo noi come ONG è più di percorsi diciamo di accompagnamento a comunità locali, quindi si tratta a volte di produttori, di agricoltori che accompagniamo ad esempio per migliorare le loro capacità tecniche, per gestire meglio il raccolto, ma interventi magari di a livello di infrastrutture per realizzare un pozzo che possa dare accesso all'acqua a dei villaggi, o anche percorsi di rafforzamento alle microimprese rurali. Quindi sicuramente non è così facile vedere direttamente l'impatto del proprio lavoro diciamo dopo l'esecuzione, cioè comunque le attività di progetto. Sono dei percorsi lunghi che si attivano. Una cosa che mi motiva sempre è comunque questa relazione con le persone del posto, cioè quando si realizzano degli incontri di formazione e poi si parla con le persone che hanno partecipato e che magari iniziano ad applicare nella gestione della loro impresa degli strumenti che abbiamo cercato di trasferirgli. Sicuramente sono delle grandi soddisfazioni, oppure, ma non so, possibilità comunque di creare maggiore scambio con l'Italia. Noi al momento abbiamo questo progetto che si chiama Lab Dakar, dove c'è una cooperativa di giovani donne che lavora nel taglio e cucito, realizzano delle collezioni di moda, e grazie ai rapporti con l'Italia siamo riusciti comunque ad avere due volontari del settore della moda che realizzano con loro le collezioni, e riusciamo a esportare i prodotti anche in Italia attraverso il commercio equo, alla rete di ecomercato. Diciamo che questo è quello che ci motiva, cercare di facilitare questi percorsi e vedere che comunque hanno un impatto magari non immediato nella vita di queste persone. Ho avuto diciamo una visione sempre molto realistica e pragmatica anche del mio lavoro, cioè c'è una forte sicuramente motivazione, ma noi cerchiamo con le nostre competenze tecniche di realizzare dei progetti, dare un contributo, e sappiamo benissimo che ci sono dinamiche anche molto più grandi, quindi che le condizioni di vita di queste persone cambiano, ma anche sono influenzate da relazioni politiche, economiche, commerciali che ci sono
con gli altri paesi. Sicuramente vediamo in questo contesto tante opportunità, citavo il settore della moda, ma anche in tutto il settore dell'agroalimentare, ad esempio il Senegal è un paese che, come tanti paesi africani, che esporta materie prime e importa dei prodotti finiti da altri paesi. C'è tutta una possibilità, delle opportunità di sviluppare sul territorio. E questa è sicuramente un'opportunità. Ad esempio, adesso abbiamo un progetto col quale accompagniamo delle cooperative femminili che trasformano i prodotti locali, quindi trasformano i cereali, il miglio, il mais, e le accompagniamo per migliorare i loro prodotti, quindi gli standard di produzione, ma anche per certificare i loro prodotti perché possano essere messi sul mercato, e questo gli consentirà di commercializzare meglio i loro prodotti, ma anche di fare tutto un discorso di promozione e valorizzazione di quello che è il prodotto locale, cosa che in Italia insomma è più sviluppata, mentre qui insomma si fatica ancora a riconoscere proprio il valore, a promuovere quelli che sono i prodotti locali. Quindi c'è tanto, secondo me, da imparare attraverso lo scambio anche tra i due paesi, e quindi noi ci facciamo un po' veicolo di questo scambio. E quindi probabilmente anche la certezza, spesso non nell'immediatezza, quindi questo è, secondo me, dà anche più merito alle scelte di vita così drastiche, di poter dare il proprio contributo. Quindi forse è questo che è una delle tante motivazioni che poi ti spinge a rifare la valigia e tornare da dove sei venuta, perché sai che lì, così come Marco, siete utili e fate il vostro ed è fondamentale. E quello che ha appena detto Patrizia, in contrasto, se così si può dire, con quello che racconta Marco, è il motivo per cui noi abbiamo detto sono due Africa diverse, sono due tipi di azione fondamentali, entrambi, ma diversi nel loro modo di aiutare questa terra così particolare. Patrizia, vorrei fare un'altra domanda a te. Marco diceva non si può parlare di Africa, o meglio è difficile parlare di Africa perché sono tante cose, su, giù, destra, sinistra. A te volevo chiedere, ti sei spostata tanto, sappiamo Albania, Dubai, adesso sei in Senegal, quali sono le differenze culturali e di vita che hai riscontrato? Che domandona. Allora, innanzitutto sono d'accordissimo sulla presentazione che ha fatto Marco proprio sulla questione della consapevolezza di parlare di Africa. Si parla di più di 50 paesi, 1 miliardo di persone, cioè già in Europa questa identità europea insomma non è sempre così chiara. In Africa, che è un continente molto più vasto, immaginate le grandi differenze linguistiche e culturali, quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Rispetto al mio percorso, ma allora guardando all'esperienza adesso del Senegal, sicuramente sia dal punto di vista personale che professionale, una delle cose che un po' mi aveva lasciato, su cui mi scontro a volte anche per la mia idea un po', è la questione di come viene visto, diciamo, il futuro, no? E come viene vista la progettualità. Sicuramente qui c'è un rapporto con il futuro che è molto più ancorato al presente, quindi anche la necessità di pianificare a volte viene percepita in maniera diversa qui, sia dal punto di vista personale che professionale, e ovviamente ha un'influenza anche proprio sulla propria vita, anche sull'organizzazione del lavoro, quindi a volte abbiamo delle aspettative che non corrispondono poi alla realtà, oppure qui c'è un grande senso di comunità che viene quasi percepita come una famiglia allargata, no? Allora cito un aneddoto: che sono attuale marito, quando mi presenta amici, spesso me li presentava come il mio fratello, il mio piccolo fratello, perché qui si precisa sempre piccolo, grande. E io erano i primi tempi che erano qui, quindi non capivo tanto questo aspetto. Cioè, a un certo punto mi ha presentato il suo vero fratello, io non l'ho calcolato proprio perché, cioè, non, oramai per me, una volta che ho capito che tutti gli amici. Però appunto questo è un segnale un po' di come si percepisce anche la comunità come una famiglia allargata, e anche l'importante di questi legami solidaristici tra le persone. Penso che poi comunque quello che ho imparato, ad esempio pensando all'esperienza di Dubai, è che spesso si hanno dei preconcetti sui posti dove andiamo a vivere.
e questi preconcetti spesso vengono scardinati proprio dall'esperienza reale. E quindi se penso che avvicinarsi ad un contesto nuovo con il massimo della curiosità e cercando appunto di tenere a bada le nostre idee, di semplificare, stereotipare, cioè a Dubai, che è sicuramente un paese pieno di contraddizioni, di diseguaglianze, e io era l'ultimo posto dove mi sarei aspettata di vivere, però poi ho scoperto comunque un mondo con mille sfaccettature, ho avuto l'opportunità di conoscere il mondo arabo in maniera diretta, vedendo che non è quel monolite, quel blocco che ci immaginiamo, ma è un mondo molto diverso al suo interno, quindi essere libanese non è la stessa cosa che essere emiratino o del Marocco, perché si appoggia su culture molto diverse, quindi si tende per facilità a semplificare, ma in realtà avendo un'esperienza diretta abbiamo l'opportunità veramente di conoscere tutte queste dimensioni, queste sfaccettature delle altre culture, quindi questo è quello che mi porto sempre dietro. La ricchezza sicuramente della diversità. Esatto. Vale, so che avevi la curiosità da chiedere a Marco sulla provenienza geografica proprio di quella natività. In realtà, esatto, non mi ero resa conto che avevo il microfono mutato, quindi non riuscivo a capire perché non si sentisse. Allora, in realtà diciamo che colgo l'occasione della domanda che era stata fatta a Rosaria per, diciamo, tornare un attimo nel nostro di continente, perché comunque Marco sei un calabrese come noi a tutti gli effetti. E in realtà abbiamo anche saputo che sei un fan del Cosenza Calcio. E in particolare in uno dei nostri precedenti podcast abbiamo avuto come ospite Sergio Crocco, che ci ha parlato ovviamente del suo progetto della Terra di Piero e tra l'altro con la Terra di Piero hanno anche una serie di progetti avviati proprio in Africa. Ma diciamo che Sergio, insomma, ci ha sottolineato che proprio lui ha sentito però sì i bisogni del continente africano, ma al contempo anche i bisogni proprio dei calabresi, e quindi diciamo lui ha avviato anche dei progetti qui in Calabria. E quindi ti chiedo, qual è il tuo rapporto con la tua terra di origine? Vorresti mai tornare un giorno in Calabria? Allora, innanzitutto un grande saluto a Sergio, grande amico, e a tutti gli amici della Terra di Piero. Sì, sono un cosentino doc, sono un tifoso del Cosenza. Questo è stato il 2020, è stato il primo anno della mia vita in cui non sono mai riuscito a tornare in Italia e mai riuscito a tornare a Cosenza. Per la prima volta, ho quasi 43 anni. E mi è mancato molto, la città, mi è mancato molto i miei amici, ma soprattutto la mia mamma, il mio papà, mio fratello e la famiglia, insomma. C'è la voglia di tornare sempre, per vacanza adesso, manco dal dicembre del 2019, e spero di riuscire a tornare a Pasqua o in estate. Quest'anno purtroppo nel 2020 ho potuto prendere solo 7 giorni di vacanza con questa emergenza per il Covid, trascorsi qua a casa senza far niente, qua a casa a Lilongwe. Sì, c'è voglia di tornare a casa un giorno nel futuro, non so se prossimo o un futuro ancora un po' più lontano. Sento ancora che ho bisogno di dare un po' a questo lavoro, e poi non nascondo che mi piacerebbe riuscire a dare qualcosa anche alla mia Calabria, però quando e cosa e come ancora non ho... Lo scopriremo solo vivendo. Speriamo, sì. Allora, rispondiamo ad Ortensia che ci chiede: volevo un chiarimento sull'utilizzo delle risorse raccolte dalle donazioni. Marco, cosa ci dici in merito? Una cosa che poi vogliamo sempre sapere tutti. Sì, allora, il World Food Program delle Nazioni Unite, al contrario di altre agenzie dell'ONU, non ha un budget che viene da New York, dal segretariato. Quindi noi sopravviviamo esclusivamente con donazioni volontarie. La maggior parte delle donazioni che riceviamo viene dai paesi membri, quindi i paesi tradizionalmente donatori. Però c'è una fetta importante che inizia a venire anche dai paesi
cosiddetti in via di sviluppo, attraverso sia donazioni di denaro, ma anche donazioni di cibo o donazioni di capacità, cioè c'è uno scambio di triangolazione di capacità, per esempio dal governo del Brasile al governo del Malawi, per riuscire a svolgere meglio una legislazione riguardante l'alimentazione scolastica, o piuttosto che il governo della Cina con il governo del Nepal per la risposta ai terremoti. Insomma, ci sono queste triangolazioni che noi favoriamo, quindi la donazione può essere sia in denaro, sia in cibo, sia in conoscenza. Per quanto riguarda i privati, abbiamo aperto tantissime iniziative per invogliare i privati a donare. Per esempio c'è un'app che si chiama Share the Meal, che è molto importante, potete trovare i dettagli sul sito qua, wfp.org, e vede come donare. Condividi. Ma cosa succede una volta che si dona questo denaro? Cosa succede? Allora arriva a noi qua, e noi facciamo due cose: distribuiamo questo denaro in forma di denaro alle popolazioni di cui hanno bisogno, quindi facciamo degli studi per vedere chi sono queste persone che hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra assistenza, facciamo degli studi scientifici e valutiamo qual è l'opzione migliore, dare denaro o dare cibo, a seconda del funzionamento dei mercati locali. Mettiamo sul programma il progetto, ci affidiamo a una ONG, quindi noi non facciamo distribuzione in modo diretto, ma ci affidiamo sempre al lavoro di una ONG con il quale, diciamo, il nostro partner per lo svolgimento del progetto. Mettiamo su un sistema di monitoraggio di 4 o 5 livelli con il nostro personale, il personale di una ONG, della ONG con il quale è il nostro partner, il personale di una terza organizzazione che si chiama Third Party Monitor, che quindi va a verificare l'implementazione del progetto, il governo, e poi un quinto strato che si chiama Protection Layer, che quindi attiviamo delle linee telefoniche, delle linee per fare dei complaint, per dare del feedback dei nostri programmi, così che i beneficiari direttamente possono chiamare quest'altra compagnia e lamentarsi di un problema o di un qualcosa che non è andato bene. Quindi attraverso questi 5, diciamo, strati di monitoraggio verifichiamo che il progetto sia affidato, sia vada avanti nel modo in cui lo abbiamo pensato, e soprattutto che il denaro o il cibo vadano alle persone che noi pensiamo abbiano bisogno. E queste modifiche, questi sistemi di verifica avvengono quotidianamente. Questa è una grande parte del nostro lavoro. Noi, per esempio, nel World Food Program in Malawi abbiamo circa 250 staff. La maggior parte sono nel campo, nei distretti dove abbiamo i programmi, a monitorare questi progetti. Quando compriamo il cibo, naturalmente cerchiamo di comprarlo nei mercati locali. Cerchiamo di comprare cibo che sia, innanzitutto, dia l'apporto nutrizionale adatto, ma soprattutto che sia di gradimento alle popolazioni che debbano riceverlo. Quindi ci sono delle sensibilità culturali di cui dobbiamo tenere conto. E poi, una volta che abbiamo svolto questo programma, facciamo delle post distribution monitoring, cioè andiamo un'altra volta a fare dei questionari a campione per capire qual è stato l'impatto di questo nostro di questa nostra assistenza. E alla fine del ciclo c'è una evaluation, una valutazione di una third party company, un'altra compagnia scelta dal quartiere generale di solito o dall'ufficio regionale, che viene e verifica l'impatto dei progetti che noi abbiamo messo in piedi. È importante descrivere questo processo perché dà un'idea della complessità del lavoro, ma anche dei sistemi di accountability che noi abbiamo messo in piedi per fare in modo che neanche un dollaro venga sprecato, che tutto il denaro che riceviamo arrivi alle persone di cui hanno bisogno. E questa è una cosa di cui noi andiamo molto fieri.
quindi il massimo della trasparenza, diciamo, e della veramente della rendicontazione, ecco. Quindi, in sostanza si può dire che chi vuole non investe male, ecco. Abbiamo avuto una conferma in più. Patrizia, vorrei farti una domanda, sperando che la connessione ti regga, sono molto fiduciosa, perché vedo che vai e vieni, perché è una domanda alla quale tengo molto, visto che, come abbiamo detto, facciamo questi eventi, questi podcast, anche in ottica di ispirazione e coinvolgimento. So che tu hai delle opportunità da raccontare, perché le ONG permettono di fare attività civile sia in Italia che all'estero. Che opportunità vuoi raccontare a chi ci ascolta? Sì, qua prima un po' delle opportunità anche per entrare e conoscere questo mondo della cooperazione, pensavo cooperazione delle ONG. Io, come altri miei colleghi, anche altri cooperanti che lavorano con la mia ONG, ma anche in altre ONG, spesso siamo passati vizio un'opportunità appunto di svolgere un anno di servizio in un paese dove l'ONG opera, nel caso specifico di Ipsia. Noi abbiamo dei posti in Mozambico, in Kenya, in Senegal, in Bosnia e in Albania. È un'opportunità di educazione, di formazione professionale, anche di un percorso di cittadinanza attiva, perché comunque si va a lavorare a stretto contatto con le comunità locali, quindi per come viene anche gestito dall'ONG, di solito c'è tutta un'attività di supporto e di inserimento del volontario all'interno dei progetti che si realizzano, e quindi anche l'opportunità di acquisire delle competenze tecniche specifiche come la gestione del progetto, la rendicontazione, la stabilità, ma cerchiamo anche di dare l'opportunità ai giovani volontari che sono con noi di esplorare un po' le loro esperienze, le loro esperienze vissute, le loro competenze più specifiche. Quindi di solito nei primi 3 mesi che vengono considerati di conoscenza del contesto, di approfondimento anche delle tematiche di formazione, si definisce con il volontario un progetto individuale specifico in cui si identificano proprio gli obiettivi, i risultati attesi di questa esperienza, e si individuano delle attività più specifiche che magari il volontario è interessato a fare. Ad esempio, qui in Senegal l'ATS lavoriamo con un gruppo di giovani studenti che hanno fondato un interclub d'italiano a Thiès, nella città di Thiès. Sono degli studenti d'italiano, quindi spesso i volontari in servizio civile lavorano con loro per fare delle attività di animazione, ma anche linguistica. Noi abbiamo un programma poi che si chiama Terra e Libertà, col quale dei giovani possono venire di solito d'estate per 3 settimane per realizzare dei campi di animazione con i bambini, e in questo caso sono i volontari di servizio civile che accompagnano un po' l'inserimento dei volontari, ma che anche facilitano il lavoro con l'ausilio dei volontari locali, che sono questi studenti. Tra l'altro, un ragazzo, il fondatore dell'Interclub italiano, adesso è all'Unical. Quindi anche a proposito appunto di facilitare scambi, sicuramente queste sono esperienze positive che dobbiamo promuovere. La possibilità di fare un percorso di studio in Italia dopo aver studiato qua italiano, lui parlava già benissimo l'italiano, quindi adesso è lì a Rand nel campus. E il bando di solito esce ogni anno, adesso il bando è aperto fino al 15 febbraio. Quindi per chi fosse interessato può visitare la pagina di Ipsia ACLI e anche la pagina del Servizio Civile Nazionale Universale, e vedere quali sono un po' le opportunità. Si possono guardare le schede di progetto, quindi vedere quali sono le attività che vengono fatte in loco, in Kenya, in Senegal, in Mozambico. In Bosnia lavoriamo tanto sulla Balkan Route, che è questa strada, insomma, dei migranti di cui si sta parlando recentemente, proprio per la situazione di emergenza dei migranti che si trovano in queste zone sotto la neve. Quindi ci sono una serie di opportunità, e è sicuramente un'opportunità di crescita personale, professionale, di acquisizione di competenze nuove, di esperienze.
Allora, visto che non ti abbiamo chiesto il permesso di farti bombardare, così come non l'abbiamo chiesto a Marco, pubblicheremo, diciamolo a tutti, sotto il video il link che ci hai mandato, giusto è quello che hai mandato a Valeria, così i ragazzi potranno eventualmente fare un'occhiata alle opportunità. Direi, prima di chiudere con la domanda proprio classica, visto che siamo arrivati a un'oretta e non sappiamo, io non ho il feedback sul seguito, quindi anche per non tediare troppo voi, io vorrei fare due domande conclusive personali a entrambi e poi la domanda proprio da cui non possiamo prescindere. A Patrizia vorrei chiedere, Patrizia, sappiamo che hai trovato l'amore, quindi eravamo curiosi di sapere se e quanto è stato difficile incastrare queste due culture diverse. E a Marco invece vorrei chiedere, era quello che ti dicevo prima, mi hai dato il là, però in realtà non volevo rubare spazio a chi ci stava ascoltando che faceva tante domande. Parlavi di terremoto e questa cosa mi ha fatto accendere una domandina proprio di quelle semplici. Tu hai scelto, sei lì con la tua famiglia, tre figlie femmine, una moglie, e hai scelto di vivere lì. Ora, quando succedono le catastrofi, no? Un conto è se si subiscono, un conto è se uno sceglie di viverla. Non so se riesco a spiegarmi, nel senso, tu sei lì e forse è un po' come se loro questa scelta la subissero. Come vedi questa difficoltà, questo conflitto? Quindi partiamo da te, visto che ho fatto questa domanda, e poi facciamo rispondere Patrizia all'altra. Ma sì, è una delle cose più difficili, perché magari la scelta è la mia e loro invece sono a ruota. Per fortuna mia moglie è molto di supporto in questa scelta, mi è sempre a fianco, però non ti nascondo che quando le bambine hanno la febbre, facciamo il test della malaria, siamo sempre preoccupatissimi. Io l'ho avuta 5 volte la malaria, so cosa si passa, e mi terrorizza l'idea che possano averlo loro. Per quanto riguarda il terremoto siamo stati anche un po' sfortunati, perché in Nepal un terremoto di quel tipo c'è una volta ogni 100 anni, quindi è stata anche un po' di sfortuna. In Sudan eravamo là durante il colpo di Stato, anche là è stato un evento abbastanza unico e singolare. Però diciamo sì, È difficile metterle dentro una campana di vetro, come state vivendo voi adesso in Italia. Uno pensava di essere al sicuro, invece è stato al centro di una pandemia mondiale. Per molti mesi ci siamo sentiti fortunati di essere qua in Africa invece di essere là in Italia. Pensa tu, chi l'avrebbe mai detto? Quindi sì, ci sono dei rischi, cerchiamo di stare più attenti del solito. Cerchiamo di mitigare i rischi, di evitarli il più possibile, però c'è sempre quella componente che ti preoccupa tanto e che ti fa stare un po' col fiato sospeso. Per fortuna per adesso è andato tutto bene. Ottimo, speriamo vada sempre meglio. Vai Patrizia. Ma allora, penso che appunto come in ogni relazione con un'altra persona ci sono sempre delle differenze. Ovviamente l'aspetto culturale non va trascurato, cioè ci sono delle diversità di percepire le cose, di pensare anche al futuro, e diciamo che così come faccio nel mio lavoro ci vuole sempre tanta flessibilità e spirito di adattamento, penso. Quindi, ma penso come in qualsiasi matrimonio, cioè non solo un matrimonio misto, come li chiamiamo, cioè bisogna un po' cercare di superare quelle che sono le diversità e lavorare più su quelle che sono le cose in comuni, cercando di trovare soluzioni. E secondo me è molto importante comunque non negarle queste diversità, cercare di conoscerle, di approfondirle, anche di apprezzare la ricchezza dell'altro. E poi io mi convinco sempre più che ci sono delle cose che forse uno non capisce mai, cioè nel senso, per quanto conosce un'altra cultura ci sono delle sfumature che forse non riusciremo mai a cogliere, neanche se impariamo la lingua del posto, siamo qui da 5-6 anni, e a volte secondo me bisogna anche fermarsi forse rispetto a questo, cioè non andare sempre a cercare di spiegare e razionalizzare qualsiasi cosa, laddove ci sono anche percezioni diverse della realtà e del futuro.
Meraviglioso, vabbè, hai ragione, in fin dei conti. Era una curiosità perché ti sembra più diverso, ma in fondo poi è una coppia, quindi tra due persone diverse, come sempre succede. Allora, Chiara ha fatto una domanda, in realtà io avevo avuto questo input, però me lo sono tenuto per dopo. Quindi, siccome, ripeto, non voglio incastrarvi, ma se voi siete disponibili, datevi. Quindi, se volete contattare Marco e Patrizia, loro vi risponderanno. Sono convinta che ormai li abbiamo incastrati, quindi amen. Però rispondiamo a Chiara, che chiede anche a Marco, scusate, giustamente, perché di Patrizia e di Renegia abbiamo parlato. Ti chiedono quali sono le procedure da effettuare per intraprendere una carriera nazionale. Hai qualche opportunità anche tu da condividere, innanzitutto? E poi rispondi a Chiara, che è curiosa. Sì, innanzitutto bisogna fare, diciamo, un percorso di studi giusto per poter essere preparati a questo tipo di carriera, quindi bisogna capire che tipo di percorso uno vuole fare, ed è difficile a 18 anni scegliere una strada. Poi di solito, vabbè, noi come World Food Program, ma anche in generale le agenzie dell'ONU, hanno le opportunità sono sui nostri siti internet, questo qua è il nostro www.wfp.org. Io personalmente ho fatto per esempio una laurea in economia e commercio, un master in Inghilterra in sviluppo rurale, poi ho fatto il dottorato di ricerca sull'economia dello sviluppo, quindi avevo già quel tipo di impronte, e ho iniziato con uno stage. E lo stage ho fatto una domanda online, mi hanno preso tra tanti, ho fatto dei colloqui, sono stato preso, poi ho fatto consulenza, poi ho fatto il concorso e sono entrato nel sistema. Molte persone provengono dalle ONG, quindi diciamo per esempio come primo passo lavorano in una ONG, fanno esperienza sul campo e poi questo tipo di bagaglio, di esperienza viene poi valutato per un passo successivo. Quindi bisogna capire un po' all'inizio che tipo di percorso di studi fare, che cosa uno si aspetta da questo tipo di vita, e poi perseverare, perché naturalmente la prima volta che uno prova non riuscirà, la seconda neanche, la decima forse neanche, però l'undicesima forse sì. Quindi bisogna continuare a crederci, a sperare, rimboccarsi le maniche, studiare, lavorare, prendere ogni opportunità, anche quelle di volontariato, e fare esperienza. Ok, voglia di fare e perseverare, riassumiamola così. Detto questo, a entrambi chiediamo: senza chi non sareste i piccoli piccoli belli, consistenti, grandi eroi quotidiani che oggi per noi siete? Vai Patrizia, per galanteria, ti faccio rispondere per prima io. Sì, alla domanda più difficile proprio. È una domanda difficile perché comunque in questo percorso, appunto, sono più di 12 anni che lavoro in questo settore, e ho incrociato talmente tante persone da cui penso di avere imparato qualcosa, a cui sono grata immensamente per il pezzo di strada che abbiamo condiviso. E sicuramente la mia famiglia, perché mi ha trasmesso proprio questo senso di libertà, anche di etica del lavoro, del lavorare duro che è necessaria per riuscire, e che non ha condizionato le mie scelte, anche molto difficili dal loro punto di vista, perché comunque significa non avere i propri figli vicino, avere comunque questa mancanza. Quindi il fatto di non aver avuto questo condizionamento ed essere stata libera di scegliere sicuramente è fondamentale. E poi a tutte le famiglie che ho riformato in Albania, Dubai, in Senegal, perché abbiamo condiviso dei pezzi di strada e ci sono state vicine. Quando si è all'estero, spesso non avendo la famiglia, non avendo gli amici d'infanzia, gli amici storici dell'università vicini, cioè si tende a ricrearsi comunque sempre una rete, a ricostruirsi una famiglia intorno, e penso che senza queste persone non sarebbe stato possibile fare un percorso del genere. E Marco cosa ci dice invece? Non so, ogni volta che mi viene associata la parola eroe non riesco a riconoscermi, sinceramente, però ti rispondo volentieri. Sono tre: la prima è la mia famiglia originale, mia madre, mio padre, mio fratello, che mi sono stati vicini sempre in momenti difficilissimi e anche in quelli bellissimi. Ogni volta che mi volto ci sono, anche se siamo a migliaia di chilometri di distanza, è bellissima, è una sensazione di sicurezza molto bella. La seconda, la mia famiglia attuale, mia moglie, le mie tre figlie che, come dicevi tu, mi seguono e condividono con me questa vita un po' pazza. E la terza sono i miei colleghi,
i miei colleghi che sono delle persone coraggiosissime, ovunque, io ho lavorato in 7 uffici qua, in giro per il mondo, in Afghanistan, in Sud Sudan, in Sudan, in Nepal, in Uganda, in Malawi, e ho sempre incontrato delle persone di un coraggio straordinario. Quando c'è bisogno ci sono sempre. Ti racconto che cosa è successo 2 settimane fa in un brevissimo esempio. Seconda wave, seconda ondata di Covid esplode in Malawi, 1000 casi al giorno, che per un paese che fa 2000 test significa 50% di positività, 40% di positività. Situazione esplosiva, 3 ministri addirittura che perdono la vita, gli ospedali stracolmi di persone, io, mia moglie e 2 delle mie 3 figlie con la febbre, quindi la paura di aver contratto il Covid, e ci vengono una richiesta di aiutare il governo a mettere su degli ospedali da campo, 4 ospedali da campo. Quindi noi abbiamo delle tende dove conserviamo il cibo e abbiamo la possibilità di metterle su in tempo abbastanza breve. E abbiamo chiesto dei volontari per andare in questi centri Covid, in questo contesto tremendo, a mettere su queste tende, e c'è stata una risposta eccezionale da parte dei colleghi. E questi sono colleghi che in quei giorni ne avevamo decine di casi, noi ti ripeto, siamo 250, in quei giorni ne avevamo decine di casi, 2 colleghi purtroppo sono morti, non ce l'hanno fatta, e nonostante questo il coraggio degli altri colleghi di andare avanti, di andare negli ospedali a mettere su queste tende, è stata davvero una cosa straordinaria. Loro sono l'unica ragione per la quale io riesco a raggiungere i risultati che raggiungo. Dimostrazione vivente che l'unione fa la forza, nessuno diventare da solo, non l'abbiamo scelto proprio come diciamo sempre noi, esatto. Allora, grazie ragazzi, veramente noi staremmo qui ore a parlare, ma forse va bene così. Ricordiamo che pubblicheremo i link per poter sfruttare tutte le opportunità che Marco e Patrizia vi hanno proposto. Speriamo di avervi ispirato. Marco ha fatto il nome di un sacco di paesi proprio negli ultimi minuti, quindi io e Valeria e tutto il team ci auguriamo che possiate andare nel mondo e possibilmente farlo anche rimboccandovi le maniche. Quindi grazie a tutti e alla prossima puntata. Grazie, ciao!